Quindi darei la seconda cosa, è credo che campionati imbattuti. L'anno scorso, io posso solo citare un aneddoto. L'anno scorso, in questi tempi, con lui, possiamo dire che è passato un anno, no? Gli diceva: serve veramente un mondo nuovo, serve ripartire dalle origini, dalla base, eccetera, no? C'erano varie situazioni che si stavano muovendo, e quando lui mi disse: ma dobbiamo ripartire veramente dalla base, io dissi: sarebbe la cosa più bella che può succedere. È successa, ma non solo è successo un campionato imbattuto. Io ho parlato anche troppo, a nome vostro il primo applauso è veramente bravi, perché credo che non possiamo dire altro che veramente bravi, quindi un applauso che non ci vuole. Appunto, facciamo 8-10 minuti per uno e poi le domande dei... Sì, beh, anche meno, anche perché visto poi il vino, secondo me è più interessante Minotti, che magari passando in difesa si racconta qualche calciatore che ha comprato nel frattempo. No, ringrazio voi per averci scelto come location e per l'ospitalità a cena questa sera. Per noi è bello avere qui le persone che amano lo sport, perché questo progetto è fondamentalmente ripartito da Parma. Si è cercato di definirlo come progetto innovativo, come progetto che guarda il calcio tedesco, come... è vero che è una cosa strana nel panorama calcistico italiano, quindi una proprietà che è in realtà una multiproprietà fatta quindi da più imprenditori rappresentativi del territorio e una base di azionariato diffuso, però alla fine è anche una cosa molto molto semplice. C'è un principio che tende a fare in modo che le persone che sanno fare una cosa cercano di fare solo quella e non fanno altra. Quindi abbiamo un pezzo di società dove posso dire la mia io, che è affidata a Luca, che per quanto riguarda budget, organizzazione, marketing, e poi la cosa migliore nel calcio e nello sport in generale è che chi ha fatto sport, chi conosce il campo, chi non vede le cose da tifoso ma da tecnico, alla fine abbia questa responsabilità della gestione sportiva. Io dico sempre che senza Nebbio questo progetto non sarebbe mai partito, non soltanto come figura di riferimento per Parma, ma perché Nebbio quest'anno e anche i prossimi ha dovuto vedere lavorare davvero, perché si è costruito una squadra di persone di sua fiducia, ma giustamente su tutti gli aspetti tecnici si riserva sempre l'ultima parola. Quindi diciamo che è una cosa abbastanza nuova per il calcio. Nebbio ha la possibilità magari di non avere quelle rotture di palle che ci sono nella gestione ordinaria di una società, ma la società non travalica quelle che sono le responsabilità tecniche. Era anche l'unico modo in una società che non ha un padrone, perché se ognuno degli azionisti, grandi o piccoli, volesse dire la sua su un ragazzo della primavera, con che modulo si gioca, chi va in panchina, non se ne esce più. E quindi alla fine io credo che questo esperimento abbia dato degli ottimi risultati e che il merito principale sia di Nebbio e dei suoi ragazzi, che sono grandicelli, ma si è scelto dall'inizio Lorenzo, Fausto, Andrea e Gigi, che hanno portato a questa stagione straordinaria. Lascio quindi molto volentieri la parola a Nebbio per il suo intervento. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio Marco per gli elogi e le parole che continua ogni giorno ad esprimere. Però in effetti ha detto delle cose molto sagge e molto vere. Diciamo, siamo noi che curiamo la parte tecnica, siamo molto fortunati ad avere una società alle spalle che non ci fa domande, che ci lascia, diciamo, la piena libertà di agire
e questo è un privilegio, vi assicuro, di pochi nel mondo del calcio. Io ho avuto la fortuna di vivere 7 anni a Parma meravigliosi, e questi 7 anni sono stati veramente per me un qualche cosa che non posso dimenticare. In questi 7 anni ho conosciuto tantissime persone, ho conosciuto tantissimi giocatori, ed è per questo che mi sono scelto come miei collaboratori dei miei giocatori. In primis Lorenzo Minotti con Andrea Galassi, mi sono scelto Gigi Apolloni come allenatore della prima squadra e Fausto Pizzi come responsabile del settore giovanile. Vi posso garantire che ero sicuro che non avremmo sbagliato. Non ero sicuro di vincere subito al primo anno, non ero sicuro di chiudere imbattuto questo campionato, ed è una cosa veramente straordinaria che ci riempie di orgoglio. Però ero sicuro sulle persone che avevo scelto, e queste persone, mi auguro, se Marco sarà di manica larga, rinnoverà loro il contratto, spero che saremo qui anche l'anno prossimo, non a promettere che vinceremo, ma a promettere che faremo il possibile per vincere. Grazie e buona serata. Non so cosa aggiungere, però posso innanzitutto ringraziare per l'invito di questa sera e salutarvi tutti. Ma io credo che la riflessione principale sia quello che ha detto Marco, cioè Marco ha illustrato un modello di società, un modello di organizzazione, e sembra che sia una mosca bianca nel panorama calcistico italiano. È così, quando invece dovrebbe essere esattamente il contrario, perché io credo che è così che dovrebbe funzionare non una società, ma quella che è un'organizzazione, un'azienda in generale. E quindi noi, devo dire che io mi sento un privilegiato per aver avuto questa opportunità, perché così dopo qualche esperienza stavo anche facendo altre cose, non ero così sicuro di rientrare a fare il dirigente sportivo, però questa era un'occasione unica perché tornavo in una città alla quale sono legato, alla quale non potevo dire di no per tanti motivi. Però credo che anche il modello e l'opportunità che c'era era unica nel panorama del calcio italiano, perché effettivamente quello che vi hanno detto è la pura verità, cioè il fatto che non è sempre così scontato che chi fa il direttore tecnico si occupa dell'area tecnica, chi fa altri ruoli si occupa di quei ruoli, ma di solito è sempre un miscuglio di competenze e poi si fa tanta confusione, ed è più il tempo che si perde magari nelle relazioni interpersonali o a curare degli aspetti che non dovrebbero competerti. E quindi credo che, ripeto, per me è stata una grande opportunità, ed è con grande soddisfazione che in questa settimana stiamo tirando le conclusioni di un'annata stupenda. Come così ho sottolineato più volte, credo che probabilmente l'aspetto sportivo, il risultato a Parma in qualche modo sarebbe arrivato, perché effettivamente la società ci ha messo nelle condizioni di lavorare in una certa maniera e avevamo anche dei mezzi importanti per questa categoria. Però la grande soddisfazione io credo che è quello che abbiamo creato, al di là del risultato sportivo. Credo che si sia riattivato un entusiasmo, un'empatia fra quello che è la società, i tifosi, la città tutta, che la possiamo testare ogni giorno, in ogni evento che facciamo, e questo credo che sia la cosa più bella, cioè vedere tanta gente che viene in trasferta anche adesso, a risultato acquisito, che vengono a San Mauro o che vengono a beccarsi una giornata di acqua a Ravenna, non era così scontato, quindi significa che è rinato qualcosa di importante. E per noi, in maniera più specifica, la grande soddisfazione è così riaver dato vita a questo posto. Io e Andrea, quando ci hanno chiamato, era metà luglio, abbiamo cominciato, non eravamo ancora sicuri della filiazione, però dovevamo muoverci, cominciare a contattare dei giocatori, dovevamo vincere, i giocatori devono essere bravi, qualcuno magari anche di categoria superiore, e allora avevamo delle carte da giocarci, quindi Parma, tante cose, però la cosa che ci giocavamo in maniera più forte era: vedrete che venite a allenarvi in un centro sportivo di Serie A, dei campi meravigliosi, un posto che voi non avete mai visto, e spendavamo questa cosa. Poi non so se era adesso Luca Cara, magari lo sa, quant'è che ci hanno dato le chiavi, era a fine luglio e abbiamo aperto questa porta, vi assicuro che c'era
da impallidire, perché c'erano i campi con l'erba completamente bruciata. Qui sembrava un posto abbandonato, pieno di polvere, e sembrava impossibile che da lì una settimana dovevamo riniziare e far riprendere vita a questo mondo. E invece adesso, quando arriviamo a vedere dei campi così belli, vedere anche stasera questo spazio che si riempie di persone che vengono così a cenare insieme, a stare insieme, a dialogare. La soddisfazione più bella, voi adesso non la vedete, di là nella sala stampa, noi abbiamo 13 ragazzi che vivono qua, sono tutti là insieme che stanno guardando Gomorra, però hanno creato un gruppo, un'unità fra di loro che non era così scontata. E la cosa più bella, faccio un esempio, per esempio ho visto un giocatore che a gennaio noi abbiamo venduto, cioè abbiamo mandato a giocare da un'altra parte, e stasera è qua con i suoi amici. Quindi significa che oltre aver proposto qualcosa di importante dal punto di vista tecnico, dal punto di vista agonistico, abbiamo creato una base che ha dei valori, ci sono delle relazioni che vanno al di là di quello che può essere la pura professione. E questa deve essere la nostra forza, e credo sia stato quel qualcosa in più che ci ha permesso di non perdere neanche una partita, perché se era scontato che così Parma arrivasse primo, non era così scontato che lo facessimo in questa maniera, senza mai perdere, senza mai sbagliare una partita, quando tutte le domeniche tutti gli avversari ci aspettavano proprio per ottenere quel risultato clamoroso davanti a sempre un pubblico importante, davanti alle telecamere di Sky. Quindi la pressione e la responsabilità c'erano, però le superate in questa maniera è un motivo di grande soddisfazione, e credo che dovranno essere le basi sulle quali ricostruire o ripartire, perché adesso ricostruire non è la parola giusta, ripartire il prossimo anno. Ovviamente la società ci ha dato un mandato che è quello di provare a rifare un altro salto di categoria, e quindi la squadra andrà ritoccata, dovremo portare dei giocatori di una qualità superiore, però dobbiamo essere bravi a non disperdere questo patrimonio che abbiamo creato, perché vi assicuro che se avete una mezza giornata o la possibilità di venire qua a vedere un allenamento, vedere come lavorano, capirete in due minuti perché questa squadra ha vinto il campionato, perché non ha mai perso. Grazie. Chiederei anche Luca Carra, che correggo, tanto per cambiare, ma stavolta non ho sbagliato io, ma chi mi ha scritto non è il direttore generale, è l'amministratore delegato. E volevo ringraziare della presenza di stasera sia il nostro assessore Marano, che ci è sempre vicino, anche per me che era con noi, e Claudio Rinaldi, che rappresenta tutta la Gazzetta. Vai. Vai, grazie. Abbiamo messo nel tavolo dei panatleti, perché se non lo tale... Vicino del mio amico, è stato un piacere. Io non ho voluto aggiungere, ringrazio intanto tutti per averci scelto, ringrazio Marco in modo particolare per avermi dato l'opportunità l'anno scorso di rinunciare alle vacanze per iniziare questa avventura. È stata un'annata lunga, difficilissima, prima Marco ha detto sono invecchiato, sì, è vero, è un anno che sembra essere durato almeno 5 per tutte le cose che abbiamo fatto. Però è stato un piacere farlo, ed è l'entusiasmo che ci ha accompagnato ha facilitato tutto quello che era il lavoro da svolgere, da compiere. Una soddisfazione enorme è stata conoscere Nevio, che io fino a qualche anno fa vedevo solo dalla curva, perché tifavo per il Parma quando lui era in panchina, ed è una persona che è riuscita in tanti momenti a trasmettere tranquillità e a trasmettere veramente una forza, una carica a tutti per poter lavorare. Quindi grazie a Nevio in particolare, ma grazie a tutti i ragazzi, anche Andrea che vedo lì nascosto dietro Lorenzo, perché nonostante il tempo fosse veramente poco, perché noi siamo partiti il 1° di agosto con 3 o 4 ragazzi, sono riusciti a fare una squadra che ha vinto il proprio girone con 17 punti sulla seconda, quindi devo dire che è un risultato che parla da solo, quindi grazie davvero. Spazio per le domande, ovviamente nel frattempo stanno arrivando anche i dolci, quindi le domande speriamo che siano dolci, penso proprio di sì, perché più dolci di così non si può. Qui sta comparendo un socio anziano. Non lo so. Parlo come socio anziano.
Io però per il ghiaccio volevo fare tre domande a Marco. La prima è, innanzitutto, complimenti per quello che hanno fatto, questo è il nastro che sono. Ho letto recentemente una tua intervista e di questa tua intervista mi è balzato all'occhio, e la ricordo molto per volentieri, una tua frase. Hai detto: il Parma non è il giocattolino di nessuno. Giusto, bello, concreto. Ecco, però diventa voi ad essere, se vogliamo, il giocattolino di sette, di Magnifici Sette. Dopo rispondi, questa è la prima. La seconda è, visto che anche a capo tavola c'è Corrado, che è il presidente della Parma Partecipazioni Calcistiche, vi chiedo: che cosa vi aspettate da Parma Partecipazioni Calcistiche? La seconda domanda. La terza e l'ultima, è un po' più impegnativa forse. Credo che quest'anno il campionato sia costato o costi X. Da quello che si legge sui giornali o si apprende parlando con dirigenti di altre società, si deduce che fare un campionato d'avanguardia, da prima linea, un campionato semi-pro, forse la cifra potrebbe essere raddoppiata se non oltre. Ecco, io chiedo, visto che siete sempre in sette, è vero, c'è la partecipazione calcistica a Parmese, quali saranno le difficoltà di reperire i mezzi per consentire a Nelio, Lorenzo, Galassi, Pizzi di poter potenziare la prima squadra innanzitutto e il settore giovanile secondo voi? Grazie. La domanda è una premessa. È metodo Aspen e quello che si dice nella sala o nella sala, o essendoci dei giornalisti non potete tarare? Non sarei convinto che le risposte. Sei anche tu, eh? Anche tu, No, allora, parto dalla prima. Come detto all'inizio, noi stiamo cercando di fare una cosa che secondo me ha molto senso. Non so se è ingenua. Sicuramente salendo di categoria diventerà più difficile, però per ora ha funzionato veramente bene. Quando diciamo che il Parma non è il giocattolino di nessuno, non è una frase, è un insieme di regole. Nel senso, le società possono essere gestite in vari modi. Quando abbiamo detto che non volevamo più a Parma il padre padrone o il proprietario del giochino, perché il giochino poi si può rompere e il proprietario si può stancare, e ci credevamo davvero. Quindi il concetto di fondo è avere una solidità economica che in questo momento è rappresentata dai sette principali imprenditori del territorio, che danno sicurezza di poter reggere a qualunque imprevisto dovesse esserci. La parte dell'azionariato diffuso non è semplicemente una ciliegina, ma è un pezzo importante della torta. È il primo progetto di questo tipo fatto in Italia, ha avuto una genesi, Corrado lo sa bene, molto molto lunga, perché siamo un paese complicato, per cui se tu vuoi raccogliere all'interno di una società una partecipazione diffusa, tu devi rispettare determinate regole. La società è dovuta diventare un SPA, ha dovuto trovare una SIM di intermediazione per il collocamento, e oggi, diciamo, in silenzio, in sonno, ha raccolto 500 soci. Ricomincerà a comunicare per la prima volta a inizio giugno, e siamo curiosi anche noi di vedere se questa società, se Parma ha la potenzialità di avere 500, 1000, 5000 soci. Non lo sappiamo, perché in Italia non è stato ancora fatto. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire dare la possibilità ai tifosi di influenzare il governo della società. Questa società ha quattro consiglieri di amministrazione espressi da soci maggioranza e due consiglieri espressi da soci minoranza, e Nevio come presidente. Questo significa che se io sono un tifoso che ho
particolare voglia, tempo e passione, e parto da PPC, e su PPC organizzo le mie liste per poter eleggere il mio rappresentante nel consiglio di amministrazione di PPC, e poi da PPC eleggerlo in Parmacalcio, posso effettivamente influenzare la politica della società e soprattutto posso controllare. Nel momento in cui tu hai dei controlli incrociati e dei disallineamenti di interessi rispetto alle singole persone, credo sia molto difficile che si ripeta quello che è successo purtroppo a Parma, che credo abbia lasciato tutti veramente traumatizzati. Quindi questo è quello che ci aspettiamo sostanzialmente da PPC, quindi Gianfranco spero di aver risposto alle prime due domande. Sull'ultima domanda è chiaro che Serie D e Lega Pro sono due campionati dove tu neanche esercitando il massimo della piacioneria, che è un'arte che ci viene abbastanza riconosciuta, tu puoi pensare di avere un equilibrio tra i costi e i ricavi. Tu non hai ricavi da diritti televisivi, puoi contare solo su abbonamenti e sponsorship, ed è evidente che Parma, per storia, tradizione, ma anche per cose molto concrete, Parma ha due oggetti, il centro sportivo di Collecchio in gestione e il giocare allo stadio Tardini, che non c'entrano nulla con queste categorie. Quindi deve investire per cercare il più velocemente possibile di arrivare a, come primo punto di obiettivo, una Serie B, che è il primo campionato dove teoricamente è possibile un equilibrio. È chiaro che una Lega Pro ha dei costi differenti da una Serie D, è evidente, semplicemente l'effetto della fiscalità ti raddoppia i costi. Parma deve lavorare sui ricavi. Parma ha lavorato molto bene sui ricavi il primo anno, ha sviluppato ricavi commerciali superiori a qualunque squadra, non solo di Serie D, ma anche di Lega Pro e credo anche di Serie B. Ha obiettivi ambiziosi sui ricavi dell'anno prossimo e quindi ha si è data l'obiettivo di riuscire a fare una squadra competitiva con una perdita di esercizio che è giudicata dai soci sostenibile rispetto all'obiettivo. Credo sia l'unico modo di farlo, perché è chiaro che se tu vai a vedere altre situazioni dove vedi squadre della Pro che hanno magari costi di 7 milioni, ricavo di 1 milione e si fanno tre campionati di quel tipo, è chiaro che lì è pericoloso, perché se una squadra perde di Serie C, perde 15 milioni in 3 anni, il proprietario può essere anche molto ricco, ma prima o poi o si stanca lui o si stanca la moglie o insomma il problema. Quindi è chiaro che la nostra filosofia è assolutamente di stare molto molto attenti, forse sì in maniera esasperata ai 1000 euro o ai 2000 euro, ma al tempo stesso parte dalla consapevolezza che se vuoi raggiungere gli obiettivi l'anno prossimo tu hai la necessità di fare un certo tipo di investimento. C'era Corrado, non so se vuoi aggiungere o Presidente. Allora faccio la valletta. Corrado, se ci sono altre domande si prenota. Faccio la tua. Io che sono ormai un socio da tempo del Panathon, quindi mi trovo in mezzo a tantissimi amici. Devo dire che già Marco ha dettagliato benissimo la situazione, che io condivido perfettamente, perché è stata per la verità la sua idea, la sua filosofia che ha convinto anche a me quando si trattava di cercare di mettere in piedi un po' il gruppo societario con questa filosofia della doppia società della proprietà. Io ho creduto molto in questa forma, perché era basata tantissimo su dei valori molto importanti che credo che la città abbia recepito da subito, perché come avete visto ancora prima di cominciare il campionato ha sottoscritto un numero altissimo di abbonamenti, e questo sicuramente è dovuto al fatto che ha creduto in questa
tipologia societaria, ha creduto molto nelle persone che la compongono, credendo appunto che quanto si andava dicendo, cioè di vedere una dirigenza basata su una serietà assoluta, su una trasparenza importante, veramente una voglia di operare con massimo scrupolo e quindi di avere un obiettivo di dare un'immagine della società la più alta possibile, perché questo portava anche ad alzare molto l'immagine della nostra città. Ed è stato uno degli elementi che almeno il sottoscritto ha apprezzato molto e ne sono molto convinto. Insomma, il fatto che l'immagine della città sia calata fortemente con la debacle della squadra di calcio l'anno scorso è una cosa innegabile. Volerla risollevare, secondo me, era un obiettivo altrettanto importante. Quindi io ho condiviso da subito questo impegno e abbiamo cercato di creare questo gruppo di azionariato diffuso dove raccogliamo anche tanti piccoli e medi imprenditori appassionati, perché poi il collante vero è la passione verso la nostra squadra di calcio. E questo era quello che doveva essere, per la verità. E abbiamo avuto un bel riscontro che è stato poi frenato, come vi ha accennato Marco, da una situazione burocratica pesantissima, la quale abbiamo dovuto sopperire con impegno, con poca visibilità. Giuro che non l'ho fatto apposta. Sì, mi pare che ci sia un po' di sabotaggio. No, Roberto è veramente un grande amico da sempre. Pronto? Sì, benissimo. No, vi dicevo che siamo incappati in una burocrazia non prevista, per la verità, e quindi molto consistente. Stiamo ormai alla fine di un percorso difficilissimo. Ormai credo che il peggio sia passato e saremo appunto pronti fra non molto ad aprire le porte a tanti altri appassionati che si avvicineranno al nostro gruppo, e credo che anche tra gli amici tanti sono anche i nostri soci. Nuovi soci della Parma Partecipazioni, nuovi soci del Parma. Sì, c'è un interscambio, perché alla fine la base collante veramente è la passione per lo sport. In questo caso abbiamo il calcio, ma comunque, ripeto, il vero valore è la passione per lo sport. Io cerco di impegnarmi il più possibile. Io sono presidente fino a domani alle 3, per la verità, perché ci sarà il rinnovo delle cariche del consiglio che faremo domani pomeriggio. Comunque sia, ripeto, credo che voglio portare testimonianza della situazione che poi ho trovato in questi mesi. Credo che si sia consolidato veramente un rapporto di estrema amicizia tra le due società proprietarie del Parmacalcio e col Parmacalcio 1913. Anch'io ho trovato in Marco Ferrari e tutta la struttura tecnica persone assolutamente competenti, assolutamente corrette, basate su principi importantissimi, dove anche l'amicizia è un valore molto ma molto apprezzato. Io sono convinto che questo sarà un proseguo sotto questa visione. Ringrazio ovviamente la struttura tecnica che ci ha portato ad avere un grandissimo risultato, una grandissima soddisfazione. Io credo che tra un anno spero proprio di festeggiare anche un ulteriore successo. Qui, nel senso amici. Grazie. Siamo uniti. No, c'era l'avvocato che voleva... Io ho due domande da fare, a parte i complimenti che non si discute neanche, è stato un campionato eccezionale, un anno eccezionale. Però ho due domande da fare. Primo,
i tesserati attuali del Parma. Non ho capito bene com'è la situazione dal punto di vista federale. Vieni di qua perché ti tocco un attimo. Sei sulla cassa. Vieni da questa parte. Da un punto di vista federale, i tesseranti attuali sono liberi, non sono liberi, sono del Parma, quindi si possono vendere, non si possono vendere. Ecco, questa è una cosa che io sinceramente non ho capito bene com'è la situazione e come si prospetta poi il mercato, al di là che non voglio sapere nomi o non nomi, ma come di quelli attuali, che fine fanno, che fine faranno. Una domanda. L'altra domanda la rivolgo a Minotti, che sento ormai abile commentatore a Sky. Vorrei sapere, nell'ambito Sky, questa situazione dell'anno del Parma a Sky, che è stata una cosa meravigliosa per chi non poteva venire allo stadio per vari motivi, poter vedere la partita del Parma su Sky, che ritorno ha avuto, che risultato ha avuto, come è stato interpretato, come è stato criticato, eccetera. Qual è stato il commento che la gente ha avuto di questa situazione, che è stata una cosa gratificante per tutti noi del Parma? Grazie. Allora, per quanto riguarda la questione più tecnica, la situazione è semplicissima. I giocatori che erano con noi erano legati da un impegno, da un tesseramento che scade il 30 di giugno. Quindi in teoria il 30 di giugno i giocatori si liberano. Però noi abbiamo un'opportunità, un'opzione, cioè dal 1 di luglio al 15 di luglio i giocatori che noi vogliamo tenere possiamo tesserarli in maniera automatica, cioè facendo loro un contratto che loro sono, cioè, che scatta automaticamente, quindi indipendentemente dalla loro volontà. È logico che questo non avverrà, nel senso che con ogni giocatore parleremo della situazione e prenderemo una decisione, diciamo, di comune accordo, quindi non è che faremo degli atti così d'obbligo. Però c'è questa opportunità qui, cioè nel senso che i giovani che ci interessano li prenderemo e i giocatori, diciamo, adesso quest'anno ho questo scrupolo, cioè dividiamo la rosa in over e under, perché purtroppo siamo costretti a ragionare così. Quindi la nostra rosa ha 12 giocatori che sono considerati over e 13 giocatori che sono gli under, che erano i ragazzi di cui 4 devono essere sempre in maniera obbligatoria dentro. Quindi noi faremo le nostre valutazioni, ma credo non ci sono problemi sotto questo aspetto, nel senso che di quei 25 che abbiamo credo che tutti vogliono rimanere, non ce n'è uno che voglia andare via, quindi il problema più grosso sarà dire a quelli che non teniamo che purtroppo non saranno riconfermati. E questo è un altro degli aspetti che meno belli del nostro mestiere, che cosa che si è ripetuta quest'estate, perché volevo magari... Non l'abbiamo detto abbastanza, ma noi quest'estate, quando abbiamo iniziato, l'ha accennato prima Luca Carra, avevamo 4-5 giocatori che avevamo scelto. Poi abbiamo detto, siccome tanti ambivano a venire qua, e i procuratori ci chiamavano, abbiamo fatto una sorta di... per avere anche un numero congruo di giocatori per fare gli allenamenti che avessero un senso, una sorta di provini. Quindi noi continuamente, ogni 3-4 giorni, cambiavamo 6-7 giocatori. E devo dire che il problema più grosso di quei giorni era dire a certi giocatori: guarda, mi dispiace, ma non ti possiamo tenere. E questo è stato proprio. E io vorrei ringraziare anche quei giocatori che sono passati in quel periodo, perché indubbiamente anche loro hanno dato in minima parte il loro apporto e ci hanno aiutato a costruire quello che poi è stata la squadra definitiva. Per quanto riguarda la rosa, adesso non è che possiamo dire tantissimo, ma credo che quello che noi stiamo aspettando, posso dire alcuni concetti, cioè adesso noi abbiamo il problema di capire come saranno le regole del prossimo anno. Domani c'è una riunione con Andrea Nevio a Firenze in Lega Pro, ma la prossima settimana ci sarà proprio, credo, dal punto di vista della federazione, uscirà il comunicato dove verranno esplicitati proprio i regolamenti del prossimo anno. Quindi quello che stiamo aspettando noi è capire, perché in Lega Pro c'è una lista chiusa anche lì, cioè c'è un numero di under obbligatorio, un numero di over obbligatorio, un numero di under variabile. E questo ci cambierà molto le strategie, perché in teoria noi i ragazzi che abbiamo, soprattutto quelli più grandi, li vorremmo tenere tutti, tra virgolette. Però questo non sarà possibile
se la rosa degli over è di 16, quindi ne abbiamo 12, secondo me 6 o 7 nuovi, almeno vecchi, tra virgolette, li dobbiamo prendere per poter ambire a essere competitivi nel prossimo campionato. E quindi di conseguenza qualche posto va liberato. Per quanto riguarda invece i giovani, anche lì aspettiamo di capire come funzionerà, perché l'anno scorso c'erano 8 giovani, c'era la lista, era 16 più 8. Poi oltre a quegli 8 lì potevano essere utilizzati solo dei ragazzi che non avevano contratto. Invece quest'anno sembra che dopo la lista dei 16 ci sarà libertà di utilizzare i giovani, anche 10 giovani o 12 col contratto. E poi la novità di quest'anno probabilmente sarà quella del minutaggio, cioè che ci sarà la contribuzione della Lega, varierà a seconda del minutaggio dei giovani. Quindi è logico che bisogna un po' mediare tra quello che è la necessità, tra virgolette, di vincere e la necessità lo stesso di dover far giocare dei giovani per avere una contribuzione che diciamo serve sempre per mantenere quell'equilibrio nei conti che vuole Marco. Quindi dovremmo trovare una situazione che accontenti tutti e due questi nostri obiettivi. Per quanto riguarda Sky, devo dire che secondo me, innanzitutto il merito è tutto di Marco, perché è stato Marco che aveva dei contatti con i vertici di Sky, alcuni erano stati anche suoi, avevano lavorato con lui, quindi c'era anche un'amicizia interpersonale, però Sky sentiva già questo dovere di non abbandonare il Parma, perché l'anno scorso avevano fatto già nei mesi difficili una collaborazione, c'era ogni giorno, passava qualche minuto sul telegiornale, c'era sempre un resoconto, e quindi c'era proprio anche un dovere morale che Sky sentiva nel proseguire questo rapporto col Parma, che devo dire che è stato ripagato alla grande, perché effettivamente credo che a Sky erano tutti entusiasti ogni volta che vado là. Oggi per esempio ero lì, abbiamo avuto una riunione con Collina che spiegava il regolamento per gli europei, le nuove variazioni del regolamento, e la prima cosa tutti mi sono venuti a fare i complimenti, tranne uno, Compagnoni, che è sfegatato della San Benedettese, quindi per un po' ha detto che era un amico, a parte la battuta. E tutti mi chiedevano oggi se erano curiosi di sapere se per esempio le prossime due partite saranno su Sky, cosa che invece credo sia, non so, ancora non è deciso, però sarà difficile, perché Sky in questo momento stanno preparando i playoff della Serie B, ci sono i turni della Serie B e della Serie A che hanno tutte le partite in contemporanea, e mi spiegavano che sarà difficile, anche perché loro avrebbero voluto magari prendere tutto il pacchetto, mentre la semifinale e la finale saranno trasmesse dalla Rai, perché era già stabilito. Però il riscontro è stato positivo. Credo che in termini numerici gli ascolti del Parma siano come una media Serie B per loro, e quindi sono stati ripagati alla grande, e credo che tutto questo ha dato anche grande interesse a un mondo che è quello della Serie D, che credo così non abbia mai avuto una visibilità come gli ha dato il Parma quest'anno, quindi noi ne siamo stati contenti, però credo che anche loro abbiano un buon ricordo del Parma, e questo passaggio gli abbia fatto molto bene, perché effettivamente si sono aperte delle finestre su una realtà che non tutti conoscevano, che invece hanno potuto vedere e apprezzare ogni domenica. Allora, io chiamo Mazzoli, che ha chiesto una domanda. Giuseppe Scotti, mi sembra, c'era Cesare Montanari e c'era Beppe Negri che mi hanno chiesto. Allora, vi chiediamo di venire qua. No, allora se venite intanto. Venite a fare le domande qui, però, perché c'è un problema di microfono. Allora, io volevo solo dire una cosa che ho notato prima quando sono arrivato. Sono arrivato, voi eravate qua, mi ha chiesto di portare dentro questo impianto volante e sono uscito, sono corso in macchina e ho visto un bellissimo ambiente, cioè ho visto tre ragazzi della squadra, penso, che arrivavano di corsa con due pacchi di pizza così e andavano probabilmente nella stanza di là. E ho detto, ma che bello, cioè è bello non creare, ci sarà tempo a creare dei divi o delle persone importanti, creiamo un ambiente semplice dove ci si vuole bene, ci si incontra, si parla, si ride e si corre nella pizzeria qui di fronte a prendere la pizza e si viene qui a mangiare insieme.
e mi ha colpito, e scusate, ve l'ho detto perché quello che hanno detto loro, che stanno creando un ambiente giusto e sano, mi sembra che sia così. Io vi riporto una cosa che ho dato prima fuori. Complimenti. No, Giuseppe. No, faccio prima di tutti i complimenti per il successo di questa stagione, e poi anche perché mi sembra di aver capito anche attraverso l'ultimo intervento che la storia fino ad oggi del Parma, del nuovo Parma, sia una storia non solo di successo in campo sportivo, ma un progetto vincente che ha saputo veicolare dei valori estremamente positivi e anche di semplicità, di amicizia e di trasparenza. Allora mi chiedo, questo progetto che ha avuto successo nel campo del calcio va confinato nel calcio oppure bisogna estenderlo anche ad altri sport? Mi viene in mente, la polisportiva è un progetto vero oppure è semplicemente un sogno? Lascio ovviamente la palla ai nostri amici. Io sarò bravissimo su questo, ne parlavamo prima con Giovanni. No, ci sono anche pronto? Voi poi. Deve alzare la voce che... No, adesso. Parlavo prima con Giovanni. Non sono stato. Sì. Allora, credo che per chiunque abbia praticato o seguito lo sport a Parma, la polisportiva è sempre stato un sogno, una parola chiave, un totem che si tira fuori poi ogni 10 o 20 anni. Quindi da un certo punto di vista sarebbe bellissimo. Da un altro punto di vista, secondo me, noi dobbiamo avere come Parma Calcio l'umiltà di sapere che siamo appena nati come squadra di calcio. Siamo all'ottavo mese di un campionato di Serie D, quindi siamo ancora giovani e fragili, pieni di entusiasmo, ma vogliamo crescere passo passo e solidificarci. Oggi avere ambizioni diverse sarebbe sbagliatissimo. Oggi noi dobbiamo dimostrare che questo progetto può crescere e può non perdere lo slancio iniziale con i passaggi auspicabili di categoria. Quindi oggi un discorso del genere di polisportiva è secondo me assolutamente prematuro dal punto di vista pragmatico concreto. È chiaro che come pensiero è una cosa che credo che tutti gli appassionati di sport, di Parma, se uno pensa alle grandi tradizioni che abbiamo avuto nella pallavolo, nel baseball, nel basket femminile, è sempre stato un po' un sogno di tutti, però i sogni per tradurli in realtà hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno di tempo, e oggi non sarebbe serio per il Parma proporsi come un motore aggregatore di qualcosa di più ampio. Oggi il Parma deve cercare di fare bene il Parma e di ritornare il Parma. Poi col tempo e la crescita si può fare tutto, ma non è questo secondo me il momento. Beppe Negri, prego. I complimenti basta perché li hanno fatti tutti, diventerei banale. Ma chiaramente la battuta perché li hanno fatti tutti. Due cose, prima Marco Ferrari di andare in Belgio a trovare Grun, perché per chi era come noi Minotti e Pallone, Grun è un romanticismo enorme. Ma al di là della battuta volevo invece sentire due parole di Galassi, che io ricordo mediano in campo, di grande fatica, ma di grande corsa, ma non soltanto, anche di tecnica, lo ricordo. E volevo chiedergli, ma com'è fare un mercato in Lega Pro, dove magari non c'è il marpione del procuratore alla Raiola, eccetera? E perciò questa è la domanda prima. Quali sono le difficoltà di mercato? E poi, anche a Minotti ovviamente, perché questa parte più tecnica e anche a meglio scala, quest'anno, senza fare delle classifiche di merito, ma sicuramente ci avete preso su due giocatori che sono Zommers e Ricci, su questi che sono anche dei giovani, se ci potete dare qualche iniziativa per il prossimo anno. Domande
Ma per quando, per quello che riguarda il mercato, è ovvio che con i dilettanti era un pochino più semplice, perché la parte dei procuratori era meno influente. Quando si ha a che fare con i procuratori, purtroppo per fortuna, non lo so, e le cose un po' cambiano, perché bisogna mediare, le trattative sono infinite, molte volte ti mettono in concorrenza con diverse società per alzare il prezzo, quindi è una trattativa lunga e molte volte anche estenuante. Io credo che in questo periodo io e Lorenzo abbiamo lavorato molto sui video, sulla conoscenza della Lega Pro, che io per mia fortuna avevo già fatto l'anno scorso, quindi conoscevo abbastanza bene. E quindi ci siamo preparati in questi 2 o 3 mesi trovando, diciamo, per ogni ruolo 4 o 5 profili che secondo me possono andare bene per il Parma. È ovvio che avendo più opportunità di giocatori per ruolo possiamo anche essere più competitivi e il fatto che Parma è una piazza molto ambita, possiamo essere più competitivi nel tenere il prezzo più basso possibile per quello che ci consentono questi personaggi, che a volte non è facile sempre trattare. Però ecco, come dico, la cosa importante è essere pronti e soprattutto conoscere bene la materia in cui tu ti vai a giocare le tue carte. Quindi io ritengo che noi ci siamo preparati bene. E la B l'ha seguita molto Lorenzo, io magari più la Lega Pro, quindi su questi 2 campionati secondo me siamo molto preparati. Poi, come dico, non dipende solo da noi, dipendono da molte cose, però io ritengo che siamo sulla strada giusta per poter fare qualcosa di importante. Grazie, ultima domanda, poi magari l'assessore anche. Scusa. No, dite. No, credo che innanzitutto dobbiamo essere, cioè siamo molto contenti di quello che hanno fatto i giovani, perché non era facile, quando li abbiamo scelti, andare a cercare il 2 di agosto, perché come abbiamo potuto constatare con mano, avrete visto anche voi, in una categoria come questa, dove devi avere sempre 4 ragazzi in campo, avere i giovani bravi diventa determinante. E sicuramente lui ha fatto 2 nomi, sono probabilmente i giocatori che hanno giocato di più, e quindi credo che sia nelle nostre intenzioni tenerci stretti. Per quanto riguarda Zommers, credo che sia stata veramente una manna dal cielo, tra virgolette, perché noi non ci vergogniamo a dirlo, a un certo punto nel costruire la squadra ci siamo resi conti che era necessario, tra virgolette, mettere in campo il portiere giovane. E la nostra idea è nata per una proposta di una società importante, che così, in un colloquio, ci ha detto: guarda, ma noi abbiamo un portiere bravissimo del 97, se non lo daremo a nessuno, però a Parma glielo daremo, perché per una serie di motivi. E allora noi abbiamo detto: beh, se è così, bisogna cercarne altri 2, perché al minimo bisogna averne 3. Ci siamo messi alla ricerca degli altri 2 e non è arrivato il primo. E in questa ricerca ci siamo imbattuti in questo ragazzo che effettivamente così non conoscevamo, però abbiamo visto allenarsi per 2 giorni, fra l'altro abbiamo la fortuna anche di avere Fugoni, che di portiere se ne intende, e il giudizio comune è stato quello di provare a giocarci la carta con lui, e credo che ci abbia ripagato la grande, perché al di là dell'aspetto tecnico è un ragazzo che ha una grande capacità di apprendimento. Per esempio, tra quelli stranieri che sono arrivati, lui in pochissimo tempo ha imparato la lingua, però è un ragazzo che era già molto più maturo della sua età, perché aveva già avuto esperienze in vari stati europei, era stato in Inghilterra, in Danimarca, quindi aveva una maturità superiore alla sua età. E questa era la caratteristica fondamentale, perché la pressione di giocare al Tardini con 10.000 persone o dover difendere una porta dove ti arriva 2 tiri a partita, ma possono essere quelli decisivi, indubbiamente al di là delle qualità tecniche ci vogliono qualità morali, di personalità, che non sono comuni a ragazzi di quell'età. Invece Zomer se le ha dimostrate, e credo che in virtù di quello che vi dicevo prima, ancora maggior ragione se ci sarà il minutaggio, credo che probabilmente uno dei ruoli in cui punteremo a far giocare i giovani sarà quello del portiere. Quindi credo che per quello che ha fatto meriti almeno un'altra opportunità, e poi credo che potrebbe diventare magari il primo giocatore importante dal punto di vista patrimoniale del Parma, perché se superasse o si confermasse in una categoria come la Lega Pro,
allora comincerebbe a diventare anche un profilo dal mercato importante, in abbinamento al fatto che lui probabilmente diventerà presto titolare dell'Under 21 Letton e quindi anche una visibilità, diciamo, europea, e soprattutto in quelle competizioni tante squadre straniere vanno a pescare. Quindi per noi potrebbe essere sia, diciamo, un'opportunità tecnica, ma anche un'opportunità che potrebbe costituire così un primo mattone importante per il Parma Calcio 1913. L'ultima domanda è di Cesare Montanari. Posso aggiungere una cosa? Scusate, aggiungo un aneddoto su questa cosa del portiere, perché può essere un pochino simpatica. A volte il calcio ha anche un po' di fortuna. Cioè, mi ricordo ancora quando con Lorenzo, così, avevamo in mente di costruire questa squadra, non avevamo convinto il portiere giovane, si pensava anche un portiere esperto. Sta di fatto che in quel periodo un mio caro amico che fa procuratore, ma non è un procuratore, è un amico prima, mi fa: guarda, io ho un portiere lettone del 97. Io ho detto sì, e ci manca solo il portiere lettone che non sa italiano, e poi siamo a posto. Ho detto già, eravamo partiti da 3 giorni. E sta di fatto invece che dopo 10 giorni da questa illuminazione, diciamo, ci siamo convinti di guardare questo portiere, ed è stata poi la nostra fortuna, perché effettivamente ha fatto un campionato veramente sopra le righe. Ecco, per raccontare solo che a volte un po' di fortuna ci vuole. Grazie. Cesare Montanari, poi l'ultima parola all'assessore, poi c'è un piccolo momento di premiazione dei tre massimi dirigenti del Parma. Buonasera a tutti, i miei complimenti, in particolare voglio farli a Marco Ferrari, che una sabato mattina di febbraio-marzo mi ha... perché i figli già pensano a casa, quindi... No, non è vero, te l'ho già detto. Che una mattina di febbraio-marzo mi aveva esposto quello che è stato poi il progetto che si è realizzato. Quindi questo vuol dire avere realizzato un sogno, perché Marco è sempre stato un super tifoso, con una grande forza di determinazione e volontà, e ha coinvolto le persone che poi hanno costituito questa società. Io volevo porre l'attenzione su Fiore all'Occhiello, sempre del Parma, il settore giovanile. Il settore giovanile che sicuramente è stato colpito dal fallimento della precedente società. So che ci sono delle nuove iniziative e volevo chiedere sia al reparto amministrativo che al reparto tecnico e quali sono queste iniziative, se anche qui Parma riuscirà a essere innovativo, alla luce anche di quanto ci ha riferito Pizzul nella presente congregale, di quanto ho sentito da Sconcerti recentemente, che stanno puntando molto il dito contro le scuole calcio, cioè l'attività giovanile fatta appunto fino a una certa età, perché appunto anche dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista tecnico, non ci sono tanti campioni, perché insomma c'è una strutturazione del settore giovanile che parte molto presto, dai 5-6 anni purtroppo, e fino ai 14, e questo crea tante problematiche, non solo di natura sportiva, ma anche di gestione di tutto l'ambiente, mi riferisco al mondo dei genitori, eccetera. Quindi ciò che è una domanda è un pochino ampia, però credo che sia importante. Voglio solo finire con un appello per un altro sport, per la pallavolo, in particolare maschile. Qua ci sono tutti i soggetti che possono intervenire. Come ci è riuscito il Parma, spero che si riesca anche per la pallavolo maschile, che sicuramente ha a Parma una forte tradizione, di riportarla, magari ripartendo anche da una Serie A2, però ci vuole, insomma, abbiamo la voglia di rivedere la pallavolo di un certo livello a Parma. Grazie. Grazie Cesare. Io, guarda, la dividerei in due la risposta. La prima parte la farei fare a Luca per quello che riguarda il progetto del Parma dell'anno prossimo sull'Academy, e poi magari a Lorenzo o Andrea dal punto di vista invece più tecnico, cioè sul oggi i problemi che ci sono nel questa mania di insegnare gli schemi o di fare gli allenatori ai ragazzi che hanno bisogno solo di giocare. Sì, dunque, per quello che riguarda l'Academy, l'abbiamo presentata qualche settimana fa. Noi siamo partiti l'anno scorso dicendo che non volevamo fare la scuola calcio,
per evitare di togliere risorse alle società di Parma che già erano state scottate negli anni passati. Quindi volevamo partire con un progetto di affiliazione che comprenda tutte le società di Parma, ma non solo, perché abbiamo richieste da tutta Italia, dalla Campania, addirittura qualcuna anche dalla Grecia e dal Cile per affiliarsi al Parmacalcio. Il servizio che vorremmo dare per le società di Parma è completamente gratuito ed è un servizio di formazione da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di educazione alimentare, da un punto di vista di recupero o prevenzione degli infortuni, quindi cercare di formare le società del territorio perché, come abbiamo detto più volte, quello che ci interesserebbe è valorizzare il territorio di Parma, soprattutto adesso siamo partiti dalla Serie D, quindi non ha senso pensare di andare chissà dove a prendere dei ragazzi. C'è un territorio di Parma che ha sempre espresso tantissimi, ci sono tantissime società che hanno sempre espresso dei calciatori che sono arrivati anche in Serie A, perché qualcuno ha giocato anche con Nevio, quindi quello che ci interessa è valorizzare il territorio di Parma. Lorenzo? Credo che dal punto di vista tecnico, innanzitutto io farei complimenti a Fausto Pizzi e a Manzani, perché effettivamente anche loro magari hanno avuto meno visibilità di noi, però hanno fatto un lavoro straordinario, perché in pochissime settimane hanno dovuto rimettere insieme 6 squadre e organizzare il tutto, quindi hanno fatto un lavoro veramente immane. Però già in poco tempo sono, secondo me, riusciti a costruire delle basi molto buone. E quindi secondo me presto avremo ancora delle squadre con dei giocatori interessanti e saremo competitivi. E dobbiamo ringraziare anche degli ex campioni come Barone, come Morrone, che così si sono messi a disposizione e hanno sposato questo progetto, quindi hanno cominciato con noi questo cammino. Dal punto di vista più tecnico, come diceva Luca, la scelta della società è stata quella di non interferire soprattutto col lavoro con i più piccoli, con le società del territorio, proprio perché si vuole mantenere un certo tipo di rapporto e perché anche noi crediamo che così un intervento più strutturato vada fatto in un momento successivo. Cioè, secondo me ci sono delle età in cui i bambini devono sì andare alla scuola calcio, ma il calcio deve essere solo un pretesto per fare movimento, per fare sport, per stare insieme, per imparare le regole, per imparare e trasmettere loro un'educazione e dei valori. E quindi secondo me dovremmo, qui si parla, siamo il Panathinaikos, quindi non siamo a parlare solamente di calcio, credo che dovremmo incentivare questo tipo di cultura soprattutto a livello familiare, a livello dei genitori, cioè i bambini secondo me devono essere abituati fino a una certa età a fare più sport, a fare più attività e devono trovare in maniera naturale quello che è l'ambito in cui riescono a esprimere meglio le loro qualità fisiche e la loro personalità. Poi vanno strutturati o indirizzati verso uno sport più specifico a un'età superiore e quindi è lì che noi vorremmo cominciare a fare delle selezioni e cominciare a fare delle squadre che così possono permetterci di fare un determinato lavoro. Però sono completamente d'accordo nel dire che fino a certa età secondo me non è assolutamente sbagliato fare un lavoro troppo strutturato, troppo specifico, soprattutto secondo me bisogna ampliare dal punto di vista della scelta e delle opportunità il fatto di fare ai ragazzi più scuole. Io l'ho provato personalmente, io ho avuto la fortuna di crescere in un paese piccolo dove non c'erano strutture, però c'era una persona che voleva far sport ai giovani e io ho iniziato facendo judo, facevo corsa, giocavo a pallone e poi piano piano ho trovato la mia strada e ho seguito quella che era una mia passione. Però credo di essermi portato dietro una cultura e delle qualità che sono riuscito ad affinare o a far crescere facendo altri sport. E quindi questo lo consiglio vivamente a chi ha dei figli e chi ha la possibilità di influenzare i ragazzi più piccoli. Però è venuto un uccellino, gli ha detto gli faccio io la domanda così lui poi parla diritto. Allora io volevo fare due domande. La prima volevo sapere, due veloci. La prima la marca, la
la prima in piscina, la marca del telefonino di Maio, perché deve avere una batteria che dura quelle 7-8 ore, non so come faccia, lui è interessante perché non la molla mai. La seconda, visto che c'è Giovanni al tavolo, uno dei problemi che si era posto negli anni passati era la collaborazione del comune con il Tardini e lo stadio. Volevo sapere se avete già instaurato un tavolo di dibattito, quali erano le proposte e se c'era la possibilità, insomma, di stare tranquilli anche per il prossimo anno. Scusa che passo di dietro perché sono simpatico. Agitato, agitato. Innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti e grazie mille dell'invito a questa bellissima serata che mi ha riappacificato con questa struttura. L'ultima volta che... l'ultima volta che ci siamo visti qualcuno qui c'era e diciamo il clima è molto diverso. Sì, il tema dello del Tardini è sicuramente un tema all'ordine del giorno. Il Comune di Parma farà attraverso la società partecipata Parma Infrastruttura il bando di gestione dell'impianto. Sarà probabilmente un bando che avrà una durata compatibile con le possibili, i possibili sviluppi di categoria, in modo da poter arrivare con delle scadenze ragionevoli a ragionare su un investimento diverso sulla struttura stadio. Chiaramente è abbastanza difficile riuscire a costruirlo perché l'aspettativa è quella che la squadra cittadina possa andare avanti nelle categorie e quindi anche i rapporti di valore rispetto a tutte le tematiche canone piuttosto che pubblicità, piuttosto che interventi non sono facilmente commisurabili, però una bozza noi l'abbiamo già presentata, l'abbiamo già impostata, uscirà io credo entro il mese di giugno, anche perché a luglio poi scade la nostra convenzione, comunque tra giugno e luglio esce. Di sicuro non ha aiutato la modifica della legge sugli appalti, lo dicevamo prima, il 18 aprile c'è stata questa scadenza per cui è cambiata la normativa, per cui non sarà come sempre, ma niente è facile, quindi, però ci siamo, nel senso che di sicuro in ogni caso comunque vada la squadra di calcio giocherà di Parma, giocherà nello stadio di Parma, non può non essere così, quindi questo loro lo sanno. C'è qualcuno che si lamenta un po' del football americano, ma no, giusto magari un accenno su un tema che è stato affrontato da, tra l'altro, da tifosi di altre città i reggiani. No, in modo superficiale però, nel senso che quando si parla del tema dello stadio, credo che Giovanni possa confermarlo, il tema non è solo e soltanto il costo di affitto di un bene pubblico. Il tema del Tardini è che il Tardini, visto che è un impianto vecchio e visto che è un impianto di un certo tipo, il Parma per giocare al Tardini quest'anno, tra i costi di manutenzione ordinaria, qualche manutenzione straordinaria che spetterebbe al comune, ma che nell'emergenza e sul fatto che al di là della buona volontà di tutti è un paese complicato, nel senso che se dobbiamo aspettare Giovanni per mettere a posto qualcosa che perde, costerà alla fine dell'anno più di mezzo milione di euro. Quindi la parte dell'affitto incide, diciamo, in modo assolutamente marginale rispetto a qual è il costo di esercizio da una parte e manutenzione dall'altra da cui è sgravato il comune. È chiaro che altre realtà che magari invece pagano soltanto un costo di affitto per una struttura, nel caso dello stadio di Reggio Emilia, il Mapei Stadium, ovviamente se si fanno sostanzialmente delle comparazioni si devono fare delle comparazioni sui costi reali, quindi Parma non paga il Tardini 20.000 euro l'anno, magari, nel senso paga e spende per i Tardini ben oltre il mezzo milione di euro. Questa era solo una puntualizzazione rispetto a delle semplificazioni che erano uscite. No, confermo assolutamente, il tema di interesse pubblico è che comunque effettivamente il Comune di Parma farebbe fatica a poter portare a
casa i costi di gestione, quindi una società di questo tipo che può sostenere attraverso la propria attività e di fatto vuol dire dare vita a uno stadio, perché altrimenti avendo semplicemente un rapporto d'affitto della partita probabilmente non riusciremo a portare a casa tutta una serie di situazioni, tra cui la caldaia, le luci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un reciproco vantaggio assolutamente proficuo per entrambi, io credo. Comunque c'è da dire anche che l'abbiamo anche ipotizzato quest'anno nella convenzione che sta per scadere, questa cosa anche un po' nuova della percentuale rispetto alle entrate pubblicitarie, che poi andavano a coprire dei costi di manutenzione di piazzistica sportiva del Comune di Parma. Insomma, tutta una serie di cose abbastanza interessanti. Chiudo velocemente, davvero, perché mi avete sollecitato molti ricordi. Ripeto, non so quanti qui hanno avuto la fortuna di incontrare Manenti. Ecco, è stato un periodo abbastanza interessante della nostra storia cittadina. Devo dire che mi fa piacere, ripeto, vedere delle facce che c'erano allora, delle facce che ci sono adesso, e sapere che queste facce riusciranno a dare un futuro bello e luminoso alla nostra città. Volevo ringraziare tutti davvero per l'invito ancora di questa sera e do la parola al Presidente per le premiazioni. Allora, grazie Assessore. Allora, gli ultimi due minuti, tanto grazie al Consiglio perché si è veramente sbattuto. Miglioreremo, però stasera eravamo in 94 seduti, che credo che sia quasi record per un conviviale panatletico degli ultimi 4-5 anni. Seconda cosa, chiamerei Giorgio Gandolfi, Claudio Rinaldi, che ci ha onorato anche lui con la sua presenza, e l'assessore allo sport qui, e chiamerei anche Marco Ferrari, Nervio Scala e Marco Luminotti per l'ultimo pezzo. Sapete che abbiamo deciso da quest'anno di dare questo pensiero a chi, no? A chi è con noi, ne manca uno probabilmente, ma lo recapiteremo poi a domicilio. Quindi pregherei a Giorgio di darlo a Lorenzo Minotti. Mino, in mezzo. Vai. Giorgio, da lì, wow. Bravo Minotti. Pregherei a Claudio di darlo a Nervio Scala. Aspettate che poi facciamo una foto. Sì. Globale. Grazie Claudio che ci dà sempre attenzione. E perché lei, il nostro assessore, vista questa liaison che si è costruita stasera, ulteriore, di darlo a Marco Ferrara. Il caldo di lei. Grazie, è finita anche la batteria, quindi grazie davvero a tutti. Il 20 giugno all'abbazia di San Martino dei Bocci, alla sede dell'Occhiacchio, per la conviviale di San Giovanni. Giorgio.